di sicuro appagati non lo siamo. Le ultime partite abbiamo raccolto poco, però comunque come prestazioni penso che la squadra comunque c'è sempre stata in campo, perché comunque sia con l'Empoli abbiamo fatto bene, poi magari meritavamo qualcosina in più, abbiamo creato tanto. Poi con la Juve l'ultima partita giocando contro una grande squadra, concedendo solo penso uno o due tiri in porta, tra cui un Eurogol. Cioè, penso che la squadra abbia risposto presente. E non è mai facile, però comunque lavoriamo tanto durante la settimana e vogliamo continuare a far bene fino alla fine. La fase difensiva noi ci lavoriamo fin dall'inizio dell'anno, però abbiamo dato qualche accorgimento durante le ultime settimane proprio per cercare di limitare diciamo qualche rete che avevamo subito di troppo. Penso che dal punto di vista difensivo la squadra si sia mossa molto bene. Adesso magari nelle ultime partite abbiamo finalizzato poco, però con un pizzico di sfortuna e magari anche noi un po' di cattiveria in più davanti potevamo comunque fare qualche gol in più. Tutte le domeniche comunque quando si scende in campo si trovano squadre attrezzate per questo campionato e che danno battaglia, quindi penso che il Chievo troveremo una squadra che vorrà far bene, però anche noi dal canto nostro vogliamo continuare la nostra marcia positiva che abbiamo interrotto sabato scorso con la Juve, quindi abbiamo voglia comunque di far bene e ci stiamo preparando per questo. Il Chievo di sicuro è una compagine importante di questo campionato da un po' di anni, una squadra comunque tosta e sappiamo che affronteremo una squadra ben organizzata e con delle buone individualità, quindi massima attenzione per la partita di sabato. Ma ci metteresti la firma per arrivare a 9 sfide senza sconfitte? Ah, quello sì, perché comunque già non perdere in questo campionato è molto complicato, è molto difficile, quindi importante comunque continuare a fare prestazioni importanti e che poi i risultati arrivano di conseguenza.